Buonasera a tutti, benvenuti al Centro di Lingua e Cultura Italiana Babilonia. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di presentare, grazie alle librerie Mondadori di Taormina, a Libri Eventi, l'organizzazione che organizza anche il Tao Book a Taormina, l'ultimo romanzo di Massimo Nava, Infiniti Amori. Volevo semplicemente fare questo saluto iniziale ringraziando quindi il professor Calabrese che dialogherà con l'autore e Antonella Ferrara per aver organizzato questa presentazione qui nei Giardini di Babilonia, Rita Patanè che ci delizierà con la sua lettura di alcuni passaggi del romanzo e poi Villa Schuller che ci ha aiutato nella ospitalità del dottor Nava. Quindi vi auguro un buon ascolto e passo la parola ad Andrea. Grazie Massimo e Alessandro. Io già mi sono proiettata nel dialogo con l'autore che appunto mi raccontava, che ringrazio per aver accettato il nostro invito a presentare questo libro Infinito Amore. Alcuni di voi ricorderanno che Massimo Nava, il periodista, non si sente? No, ora si sente. Adesso sì. Così mi sentite? Beh, ora si potrebbe alzare un po'. Purtroppo abbiamo un problema tecnico perché a quanto pare questo è il massimo giusto del volume che riusciamo a raggiungere. Forse Alessandra aveva una voce più imponente. Cercherò di darmi un po' un tono. Farò uno sforzo subliminale per far arrivare la mia voce fino in fondo. Quindi dicevo che Massimo Nava, abbiamo avuto il piacere di ospitarlo anche per la prima edizione di Tao Book, alcuni di voi ricorderanno nel 2011, e adesso ci è tornato a trovare con questo libro che è anch'esso un romanzo storico come quello che presentò nel 2011, ma che racconta la storia, l'amore straziante tra la contessa polacca Anna Maleska e Napoleone appunto all'isola d'Elba, e cade nel bicentenario dell'esilio di Napoleone all'Elba. È un romanzo che mi ha veramente colpita perché sullo sfondo appunto della storia narra di un amore che vive come i veri grandi amori eterni diversi momenti, e Massimo Nava sembra suggerirci che l'amore eterno non è quello che dura per sempre, ma è quello che tocca questi picchi di eternità e di assoluto attraverso l'assoluto trasporto. Ma prima di entrare nel vivo del romanzo attraverso l'intervista e il dialogo che si svolgerà tra Rosario Calabrese e Massimo Nava, vorremmo farvi ascoltare un brano scelto per noi da Rita Patanè. Mia madre si rinchiuse nel suo mutismo e si nascose il viso con un velo nero. Era inquieta, nervosa e non riusciva a nasconderlo. C'erano molte cose che non capivo. Cominciai a farle domande che lei accoglieva con sospiri pazienti, ritardando le risposte. Perché aveva voluto quel viaggio così faticoso e pieno di insidie? Chi ci avrebbe ospitato per la notte che stava per scendere? Ero infreddolito, l'umidità penetrava nelle ossa. Finalmente sorrise, mi diede una carezza e mi mise una mantella sulle spalle. Durante il tragitto, mentre i sobbalzi della carrozza mi tenevano sveglio, cominciò un lungo racconto, o per meglio dire una confessione. Incontrerai un uomo molto importante, il padrone dell'isola. Ci conosciamo da molto tempo, anche se non ha potuto esserti vicino in questi anni. So che ti vuole bene e che ogni sera recita una preghiera per te. Devi volergli bene anche tu, come lui ne vuole a te. Tra poco staremo tutti insieme nella sua casa. Dunque non era un brigante, ma il signore dell'isola, il re dell'Elba, precisò. Come in una favola, la favola di una principessa, la favola della mia vita, immaginai di vederla accanto a lui in una carrozza d'oro
e poi al suo fianco, sul trono della regge, un signore con un cavallo bianco e un mantello blu e una corona in testa, un eroe. La fantasia correva, mentre ogni sospiro e ogni curiosità di sapere tutto del misterioso personaggio e del suo regno tutto racchiuso in un'isola così piccola. In quella lunghissima notte, rischiarata da una bella luna, mia madre mi svelò finalmente il grande segreto della sua vita. All'improvviso apparve un uomo con gli stivali infangati, piccolo e grassoccio, che ci veniva incontro a piedi, senza corteo di carrozze e scorta di soldati a cavallo. Non riuscivo a credere che quello fosse il re che avevo immaginato. Fu così che lo vidi per la prima volta e fui deluso di conoscerlo in quello stato. Non aveva medaglie sul petto, né corona, né sciabola, né mantello. Il suo aspetto era dimesso. Con un tono solenne la mamma fece le presentazioni. Mi strinse fra le braccia e disse: «Il signore dell'Elba è il tuo vero papà». All'idea di essere suo figlio associai la possibilità che mia madre, che tutti chiamavano Contessa Valesca, fosse diventata a mia insaputa una principessa e che io fossi quindi un principe. Mi avevano raccontato che ero venuto al mondo in una notte tempestosa, fra tuoni e saette. Pensai che fosse il contesto favorevole alla nascita di un sovrano. Un giorno avrei avuto anch'io un trono, magari in un castello in riva al mare, come mio padre. Non ebbi il tempo di riavermi dallo smarrimento e dalla gioia per aver avuto così all'improvviso il diritto di avere un padre e di chiamarlo per nome e presto di abbracciarlo, che mia madre mi regalò una seconda rivelazione, la più incredibile e sconvolgente. Ecco l'imperatore dei francesi. Ecco Napoleone Bonaparte. Grazie. Vorrei fare una prima domanda così per dare il là a questa conversazione. Ho molto apprezzato l'espediente narrativo del mio narrante che coincide con la voce del figlio di Napoleone e della contessa. E questo amore di una donna che da preda di guerra diventa amata e amante, bellissima, eppure ama un uomo vinto in quel momento. Ma le domande sono due. Tre. L'espediente narrativo è nato, anzi scusate, buonasera a tutti, ma ci siamo già salutati molto. Ci sono state molte presentazioni e ringraziamenti, quindi entro nel vivo subito. Ma l'espediente narrativo in realtà è stata una tecnica iniziale, perché mi sembrava come dire, difficile costruire un romanzo storico in terza persona, in modo classico, diciamo. Anche perché parlare di Napoleone, di storia di Francia, se non sei Stendhal, cominciava a essere un po' troppo ambizioso. E dopo mi sono innamorato di questa tecnica e ho finito per entrare io stesso nei panni di questo figlio, che questo io narrante è il figlio di Napoleone, il figlio vero, il figlio tra l'altro sconosciuto alla storia, ai libri di storia, tra l'altro un personaggio che ebbe poi un ruolo molto importante nella storia di Francia e indirettamente anche nella storia d'Italia, perché divenne adesso è quasi meglio, dicevo, Alexander Valesky, che Napoleone riconosce come figlio e come frutto anche dell'amore con la contessa Valesky, divenne poi ambasciatore di Francia e ministro addirittura degli esteri con Napoleone III, che sia pure alla lontana era suo cugino, e ebbe un ruolo importante anche nei rapporti con l'Italia di Cavour, ma questa è tutta un'altra storia. L'io narrante è Alexander Valesky, ormai in età matura, che ripercorre questo momento straordinario, emozionante, che di cui avete ascoltato alcune pagine, alcuni momenti, di un bambino, perché il racconto è il suo ritorno all'infanzia,
che viene portato, come si dice nei romanzi, ma quello avvenne veramente in una notte tempestosa, all'isola d'Elba a conoscere il suo vero papà. E da questo incontro, che io ho trovato straordinario, ma non solo perché, non perché l'abbia raccontato io, ma perché è avvenuto veramente, cioè di questa donna bellissima, sola, che aveva 28 anni, 27 anni all'epoca, che attraversa da sola la Francia sconfitta, dove ormai in balia dei nemici e con un regno ancora traballante che poi cadrà ancora con Napoleone con i 100 giorni, e arriva all'Elba e porta questo bambino a conoscere il suo vero papà, che non ha mai conosciuto, o che meglio, ha conosciuto nei libri di storia, nei ritratti di famiglia, nelle grandi parate militari a Parigi, o perché gli insegnanti gli raccontano chi è l'imperatore dei francesi, ma lui non sa che quest'uomo è suo padre. E scopre un altro Napoleone, e questa è un po' la chiave di tutto il romanzo, perché il Napoleone dell'Elba non è quello che tutti noi conosciamo, o che tutti quelli appassionati della storia napoleonica conoscono. È un uomo sconfitto, solo, tradito, malaticcio, invecchiato per l'epoca, perché poi non ha a poco meno di 50 anni, ma dopo tante battaglie e tante cose è già un uomo piuttosto in decadenza. E qui c'è l'altra chiave del romanzo, che ha anche una sua, se volete, modernità e continuità, perché è molto facile essere l'amante dell'uomo potente di turno, e invece questa donna ama Napoleone fino alla fine, anche nei momenti della disgrazia e della solitudine. Gli è vicino fino in fondo, lo aiuta persino in qualche modo nella riconquista dell'impero nei 100 giorni, e rimane sempre un po' la donna della porta accanto, l'amante clandestina, nascosta, che vorrebbe un giorno avere il ruolo di imperatrice e comunque almeno di moglie, ma purtroppo per le circostanze della storia e anche per questo senso, se volete, anche un po' universale, in cui anche l'imperatore non fa eccezione, cioè c'è una famiglia, c'è un impero, ci sono delle responsabilità, ci sono delle istanze superiori che mettono appunto l'amore vero o la grande passione in secondo piano. E quindi c'è nel libro tutto il tema della rinuncia, del rimpianto anche. Quindi è un libro in cui si vivono grandi passioni, o meglio si rievocano, perché appunto è il figlio che va alla scoperta di questa storia, ma che poi rimangono chiuse nei cassetti così della memoria, dei sogni, dei sogni frustrati, delle speranze, dei rimpianti, e non si avverano mai. Quindi io l'ho intitolato Infinito amore, ma poteva anche essere Infinito addio, perché è un addio che si ripete in molte pagine e che poi non è fino all'addio finale. Direi che è stata una risposta tutta esauriente. Adesso io naturalmente cedo la parola a Rosario. Con vero piacere io rinnovo la mia collaborazione con la libreria Mondadori di Taormina, che da parecchi anni ormai a Taormina è stimolatore e promotore di cultura, e ce n'era veramente bisogno. Con vivo piacere, anche perché mi trovo qua in una location splendida, complimenti, la Babilonia, e con vivo piacere perché oggi c'è qua un autore, Massimo Nava, che ho avuto il piacere già di leggere nei reportage, nei vari lavori monografici. Poco fa, a microfoni spenti, parlavamo di quello splendido Carovane d'Europa, che è un testo sicuramente premonitore per quanto riguarda i movimenti delle migrazioni che avvengono in questo periodo. Infinito amore, dal mio punto di vista, è un testo di piacevole lettura, un testo dalle tre I, direi, incisivo, intrigante e interessante.
incisivo perché certamente incide sul modo di pensare di chi legge. Intrigante perché ti porta per mano e ti coinvolge nell'intrigo. Interessante perché suscita sicuramente l'interesse di chi legge. Infinito amore è un romanzo storico che è supportato da una rigorosa ricerca storica, ma laddove finisce la ricerca storica Nava e inizia l'immaginazione, qual è insomma la genesi del romanzo? Dunque la ricerca storica è in molte pagine, lo ritroverete, perché ci sono lettere autentiche di Napoleone, c'è un diario di Maria Valesca che non si sa quanto autentico, ma sicuramente è un diario che io immagino venire ritrovato un po' casualmente dal figlio per ripercorrere non solo l'incontro all'Elba, ma tutta la storia di questo amore che comincia nella notte di Capodanno a Varsavia, quando Napoleone entra trionfante e ottiene dai maggiorenti dello Stato polacco una sorta di patto diplomatico, politico e, se mi consentite, sessuale, perché ciò che ottiene Napoleone è una notte con Maria Valesca, 40.000 soldati polacchi arruolati nell'armata, e saranno quelli che poi salveranno Napoleone a Mosca e poi faranno anche parte persino della guarnigione dell'Elba, cioè saranno tra i soldati più fedeli, e questo spiega anche al giorno d'oggi un profondo legame che c'è tra la Polonia e la Francia, fra la cultura polacca e la cultura francese. E c'è questo accordo in cui viene strappata a Napoleone una promessa di aiuto alla Polonia per conquistare la sua indipendenza dal giogo russo, rispetto alla predominanza della Russia, allora zarista, oggi imperial putiniana, è ancora attuale. Ed è una promessa che è un patto politico, diplomatico e, virgolette, sessuale, che, se volete, si ripresenta 50 anni dopo con Napoleone III Cavour e la nostra Contessa di Castiglione. Anche lei bellissima, anche lei non si sa quanto sacrificata o consenziente, comunque messa nel letto di Napoleone III per avere in cambio l'aiuto all'indipendenza italiana. E anche in quel caso c'è il sacrificio anonimo di migliaia di soldati, perché i lancieri polacchi servono alla Polonia, i nostri bersaglieri vengono spediti in Crimea e servono a questo scopo. Quindi diciamo che la genesi del romanzo è questa, e la storia è tutta autentica e si svolge nelle diverse capitali d'Europa, perché poi la Contessa Valeschi va a Parigi, vive appunto in quella che oggi sarebbe una garçonnière, insomma, perché vede di nascosto l'imperatore quando a lui più piace. Poi c'è il momento di grande idillio, perché a Schönbrunn, nell'Austria occupata, Napoleone e Maria passano alcune notti d'amore e lì viene concepito Alexander, appunto, il figlio. E anche questo, se volete, è un paradosso della storia, perché poi Napoleone sposerà a Parigi Maria Luisa d'Austria e avrà il re di Roma che nasce con sangue asburgico, in un certo senso, mentre invece il vero figlio di sangue francese sarà l'Alexander Valeschi, anche se non sarà mai riconosciuto come un Bonaparte. Che cosa c'è di vero e che cosa c'è di romanzato, di raccontato? Ma io posso rispondere dicendo che è tutto romanzato, è tutto vero e può anche essere tutto abbastanza non inventato, ma in qualche modo forzato, perché è chiaro che mentre le date, le circostanze, i fatti sono elementi oggettivi di una storia e del libro, le circostanze, i sentimenti, i rapporti
tra un uomo e una donna, al di là del fatto che si chiamino Napoleone e Maria Valesca, sono inevitabilmente frutto di congetture, di introspezioni, di non tanto di libera interpretazione dell'autore, ma del fatto che quando si parla d'amore e di passione è chiaro che non abbiamo delle certezze documentali degli storici. E poi c'è il fatto, qui non so, vi rispondo come, non so, forse i più giovani non se li ricordano, ma i più anziani forse si ricordano quel meraviglioso film western, L'uomo che uccise Liberty Valance, che diventa un glorioso deputato al Congresso degli Stati Uniti senza avere mai ucciso davvero il bandito Liberty Valance, perché l'aveva ucciso dietro una porticina John Wayne, che allora faceva lo sceriffo. E quando scoprono che non era vero che era stato lui, lui risponde e dice: ma quando la leggenda supera la storia, la leggenda vince sempre. E quando parliamo di Napoleone, la leggenda è Napoleone. E quindi è bello, credo, per chi ama Napoleone, al di là poi della controversia storica, politica, ancora oggi in Francia molto forte, sul personaggio, sul bonapartismo. Credo che la leggenda e l'emozione della leggenda siano prevalenti anche per il piacere stesso di andare a riscoprire queste vicende. E in ogni caso, quando poi si parla di amore, l'emozione, il mito e la leggenda sicuramente sono molto più forti. Cioè, quando ascoltiamo una canzone proviamo il piacere di ascoltarla, poi andiamo a vedere parole, musica, ritmo, è meno interessante rispetto all'emozione che ci dà la musica o che ci danno delle belle parole. Maria Walecka, questa contessa che è la donna più bella di Polonia e forse d'Europa, d'Europa, la quale già fin dalle coinvolgenti pagine iniziali è destinata ad andare verso l'angosciante incertezza del nulla. È una donna che, come dice il figlio, odiava le guerre, mentre Napoleone riteneva la guerra necessaria come giusta. Ma chi è in realtà Maria Walecka? Vogliamo coglierla attraverso tre angoli di visuale diversi, da brevi note del suo diario cui alludeva Nava e dalle affermazioni dell'imperatore e dal ricordo dolcissimo di Alessandro. La felicità, dice Maria Walecka, non mi appartiene, non è una cosa per me. Mi chiedo quante donne incontrino il loro amore ideale. Non viviamo per soddisfare i capricci, ma per offrire la nostra vita a Dio e alla salvezza del nostro paese. Ed ecco Maria Walecka nella impressione di Napoleone. Maria Walecka fu l'unica persona ad amare Napoleone anche nelle ore della sconfitta. La vita è un sogno lieve che svanisce, disse l'imperatore. Lei cercò di prolungare quel sogno anche quando l'uomo che amava, circondato dai nemici e abbandonato da tutti, aveva smesso di sognare. E infine Maria Walecka, nel ricordo affettuoso del figlio Alexandre, l'io narratore, il ricordo di quel sorriso così dolce che cerco spesso di ritrovare nei suoi ritratti, non mi ha mai abbandonato. Tante volte mi ha dato conforto e fiducia e mi ha fatto credere nella vita. Ne abbiamo una sola di vita. L'alternativa è il nulla. Vale la pena di viverla. Sempre. Il difficile, diceva l'imperatore, è saper morire. Maria Walecka. Hai già detto tutto, insomma. Cioè, Maria Walecka è... Forse qualcuno ricorderà un meraviglioso film con Greta Garbo che in qualche modo riproponeva quel personaggio non tanto nelle vicende storiche ma proprio nello sguardo di una grande attrice come era Greta Garbo. Cioè,
Maria Valeska per me è quello sguardo lì, è quel film, è quel, sono quegli occhi di Greta Garbo che appunto tra l'altro è una bellezza slava tipica di quei paesi. E Maria Valeska è anche un'eroina nazionale, i polacchi ne fanno veramente un'icona nazionale, perché ha una biografia tormentata, viene costretta a sposarsi giovanissima con un vecchio nobile, appunto il conte Valeschi, che è un grande diciamo plenipotenziario del regno di Polonia, che una volta ottenuto il matrimonio, più che altro per soddisfare la vedova Valeschi, cioè la mamma la vedova Lazinska, pardon, cioè la mamma di Maria Valeska, che ha questo podere in rovina e quindi vede in questo matrimonio, c'è il piccolo particolare che quest'uomo ha 71 anni e la povera Maria ne ha soli 18, ma c'è questo matrimonio di interesse, un matrimonio di interesse che il conte Valeschi non esita nemmeno a mettere in discussione quando appunto c'è da soddisfare con Talleyrand e Duroc il patto con Napoleone, e pensando di avere dei vantaggi per sé nel futuro regno di Polonia e in ogni caso per soddisfare per compiacere gli aspetti, gli obiettivi dell'imperatore e anche gli obiettivi della classe dirigente polacca dell'epoca. Quindi è un uomo che sacrifica la moglie in fondo per la causa, e lei più o meno si sacrifica alla causa, perché inizialmente dice di no e poi tutte le circostanze la spingono. Immaginate una ragazza, perché parliamo di una donna che ha 18 anni a quel momento, che si trova di fronte all'imperatore che la vuole, a Talleyrand che ha tramato tutto il Poniatowski, che è il principe reggente in quel momento, che vuole questo patto, l'imperatore che non vede che lei, e che in mezzo a questo ballo meraviglioso a Varsavia vede solo questa donna che brilla in mezzo a tutte le bellezze polacche, è chiaro che lei si arrende. E qui però c'è appunto l'aspetto che a me ha intrigato molto nel raccontarlo, che scatta qualcosa che è appunto l'imponderabile, che è l'imponderabile umano, cioè da un patto più o meno scellerato o più o meno nobile a seconda dei punti di vista, diciamo, chiamiamolo patto patriottico, e scatta una scintilla che né l'imperatore né Maria Valeska avevano calcolato, cioè del fatto che lui si innamora e che lei si innamora. E quindi a quel punto lì tutti i compromessi, tutte le vergogne, tutti gli accordi diplomatici, gli intrighi di corte, eccetera, diventano una gigantesca parentesi dentro le ore, che i giorni e le notti che Napoleone, diventato almeno per qualche attimo un uomo come tanti, e Maria Valeska, che resta appunto la donna che ama, e vivono una storia d'amore. Quindi io continuo a pensare impropriamente romanzo storico, perché poi alla fine il libro è una storia d'amore, dove i protagonisti si amano per quello che sono, e poi è lo scenario storico, sono le circostanze intorno che condizionano la loro storia. E poi l'aspetto così di infinito amore, e rispondo alla terza volto di Maria, è quello di una madre, di una donna che in qualche modo è pienamente cosciente in qualche modo dei doveri che ha verso suo figlio, ma anche verso la Francia che l'ha accolta e verso il suo paese. Quindi dentro questo infinito amore c'è anche un infinito amore per la Francia, per la Polonia e per un figlio che lei conduce a conoscere suo padre, ma che poi lo porta anche a ottenere il futuro per questo ragazzo, perché
lei sa bene che come purtroppo succedeva in quell'epoca, che la sua vita sarà breve, e è già malata quando arriva all'Elba, quindi sa che non avrà un grande futuro, e soprattutto è abbastanza cosciente che, al di là di tutte le irrazionali passioni e le ambizioni sfrenate, anche il sogno dell'imperatore è destinato a crollare. Ci saranno i 100 giorni che fanno il fascino di Napoleone. Personalmente io amo Napoleone più quando perde che quando vince, perché l'epopea di Waterloo la trovo una pagina memorabile della storia napoleonica. E dicevo, lei gli è vicina in tutte queste circostanze, quindi improvvisamente diventa anche veramente un'eroina. E questo è il terzo aspetto meno esplorato della figura di Maria. Un altro personaggio chiave nel romanzo, come si è detto, è il mio narratore, cioè Alexandre è che il figlio illegittimo e di Napoleone, Maria Vanesca, o come lui si autodefinisce, il bastardo più importante della storia. Ecco, Alexandre cerca di stabilire con il padre un rapporto umanissimo. Facciamo parlare brevemente il testo in questa duplice presenza. No, non intendo rubare, perché è inimitabile la Rita Paganè. All'improvviso apparve un uomo con gli stivali infangati, piccolo e grassoccio, che ci veniva incontro a piedi, senza corteo di carrozze e scorta di soldati a cavallo. Non riuscivo a credere che quello fosse il re che avevo immaginato. Fu così che lo vidi per la prima volta e fui deluso di conoscerlo in quello stato. Non aveva medaglie sul petto, né corona, né sciabola, né mantello. Il suo aspetto era dimesso e ancora, sempre all'Elba, Alexandre, durante la nostra visita all'Elba, sotto la grande tenda da campo, mi raccontò imprese fantastiche. Immaginavo le cariche della sua cavalleria e di attraversare al suo fianco mari tempestosi, campi di battaglia e mondi sconosciuti. Mi parlava dell'Egitto, delle piramidi, dei deserti africani, delle pianure russe, della Corsica e dell'Italia. Ma qui è chiaro che la conoscenza, il rapporto tra Alexandre bambino e suo padre non può essere che il rapporto tra un padre, per quanto eccezionale, e un bambino. E quindi, come da alcuni documenti storici ritrovati all'Elba, si tratta di circostanze vere o comunque verosimili, però è evidente che a quel punto Napoleone diventa un papà come tanti, e che si ritrova per poche ore, per pochi giorni, questo bambino nella sua tenda e gli fa vedere i suoi cavalli, gli fa vedere la sua sciabola, gli fa vedere il suo famoso cappello. E quindi il tentativo, spero riuscito, è quello di riportare Napoleone sulla terra, riportarlo in una dimensione familiare e intima, quale è stato quel momento, perché in quella tenda sotto i castagni nel romitorio di Marciana Marina c'è un quadretto familiare, se volete, banalissimo. C'è Napoleone con la sua tenda, c'è Maria Valesca, ci sono due o tre guardie che dormono in una zona vicina, c'è il suo fedele servitore, mangiano un po' di pollo e patate come in un picnic, e questo bambino corre intorno al tavolo e Napoleone serve in tavola, perché non è che c'è la corte, l'impero e tutto quanto. E come tutti i bambini, io immagino, ma credo che sia avvenuto veramente così, i bambini fanno domande, quindi chiedono, cioè io mi ricordo il mio nonno che aveva avuto la fortuna di vedere Buffalo Bill. E io mi ricordo ancora che da bambino mio nonno mi parlava di Buffalo Bill, chiaramente me lo immaginavo come potesse essere Buffalo Bill. E pensare di essere un bambino che ascolta, diciamo di prima mano, non per circostanze riportate, la battaglia
di Austerlitz, le glorie dell'impero, le cariche di cavalleria, sente parlare dell'Egitto, delle piramidi, ecco, credo che l'emozione sia l'elemento più forte e predominante, ma il tentativo è appunto quello di dare questo senso del rapporto veramente tra un padre e un figlio, anche se si tratta di un padre molto speciale. Ma credo che da molti documenti, da lettere di Napoleone, dai suoi diari, anche dal suo testamento di Sant'Elena, lui avesse davvero una particolare predilezione per questo bambino e anche ovviamente per il re di Roma, che nonostante la sua purtroppo miserabile fine, Napoleone sognava per lui un futuro italiano e addirittura una successione al trono. Il percorso fu breve, in una Varsavia nebbiosa e deserta. La fecero passare da un'entrata segreta di Zamek. In pochi minuti si trovò al cospetto di Sua Maestà. Furono finalmente soli. Lui l'attendeva in piedi, appoggiato alla scrivania, tutto vestito di bianco, la camicia aperta sul petto, il gilet sbottonato. Ho l'impressione che mi odiate. Che cosa vi ho fatto di male? Non vi odio, ma provo vergogna di me stessa. Cercate di comprendermi, se potete. Come potete vergognarvi di una buona azione? Donare all'imperatore dei francesi un momento di gioia infinito è un gesto nobile. Tutto il mondo mi invidia e mi teme. Ma credete che io sia felice? Maestà, vi prego ancora una volta, abbiate pietà di me, implorò. Dunque, volete andarvene così? Allora è vero che mi odiate. Le strinse un braccio e l'attirò con forza a sé. Io voglio. Conosci il significato di questa parola? Io voglio amarti. Io voglio che tu mi ami. Sappi che tutte le volte che ho ritenuto una cosa impossibile, ho finito per desiderarla ancora di più. Si lasciò andare a un approccio brutale, con la volgarità di cui era capace nei momenti d'ira. Una volta sfogata la rabbia, si sforzò di essere più gentile, ma senza poter calmare il tremore di un angelo. Scossa e disperata, lei si accasciò su un canapè. Il caldo e l'emozione la opprimevano. Svenne. L'imperatore seguì con lo sguardo le forme sinuose del corpo che l'abito di seta esaltava e che esprimevano nell'abbandono un incontenibile richiamo. Avvicinò la punta del naso e la bocca ai bianchi seni di lei. Si inebriò di quella vista e ne assaporò il profumo. La prese come una prigioniera di guerra, come spesso fanno i soldati vittoriosi sulle terre dei nemici in fuga. Dopo i saccheggi, il rancio, il ricovero dei cavalli, c'è il piacere del bottino di carne umana. Madri, mogli, serve disperate e sottomesse, qui non si deve nulla, nemmeno il saluto. Si sbottonò i calzoni senza aprirsi la camicia e togliersi gli stivali. Lei, in uno stato di incoscienza, sentì vagamente il corpo di lui che si agitava e fremeva contro il suo. Rimase ferma, rigida e fredda. Quando si riebbe, i suoi occhi spaventati lo osservarono con incredulità. La scena che seguì era inimmaginabile. Bonaparte era in ginocchio ai suoi piedi, goffo, commosso e tremante. Le chiedeva disperatamente perdono per la violenza che le aveva imposto.
dell'amplesso brutale, violento e breve, non era la passione amorosa vagamente sognata nel giardino di Valevice, quando la mano dell'ufficiale russo le sfiorava il viso, e nemmeno la nota di un idillio sospirato nei giorni dell'adolescenza. Qualche altra domanda prima poi di dare spazio agli interventi del pubblico? Passiamo dall'infinito amore alle vicende politiche, fanno da sfondo indubbiamente a queste vicende umanissime del rapporto Napoleone-Maria Walenska, delle vicende politiche che saranno rilevanti per la storia d'Europa negli anni 1812-1814. Parlo dei riflessi della campagna di Russia, si parla dell'Elba, dei 100 giorni e poi di Waterloo. Permettete però una digressione su quello che avete appena ascoltato. Anche qui c'è un elemento di, se volete, di passione, di naturalezza, di brutalità in questa circostanza, in cui però poi da questo lampo così irrefrenabile e persino deprecabile, se visto da fuori, poi però anche da questo nasce una forte passione, una forte attrazione e un vero amore. Maria Walenska nel suo diario dice: non avrei mai voluto vivere un momento simile. Quindi al di là anche qui delle libertà dell'autore, il fatto è avvenuto veramente. Tra l'altro Napoleone scagliò per terra e calpestò coi piedi un preziosissimo orologio nella rabbia di non riuscire ad avere immediatamente le grazie di Maria Walenska. Le circostanze che sono, come dire, adombrate, restano tutte un po' sullo sfondo del romanzo, sono le grandi vicende storiche tutte conosciute: la conquista di larga parte dell'Europa, la sconfitta dell'Austria, la campagna di Russia, la campagna di Spagna, cioè le due sciagurate campagne napoleoniche che mettono in crisi tutto quanto. E c'è anche nel romanzo una certa idea di Napoleone quando persino all'Elba costruisce un piccolo regno in miniatura e pretende di amministrarlo con le regole e la sua idea di Stato, di amministrazione pubblica, di funzione pubblica. Pensate che uno dei primi atti di Napoleone fu come un qualsiasi sindaco italiano l'imposizione dell'IMU, non si chiamava IMU ovviamente a quell'epoca, ma era la tassa sulle immondizie che i proprietari di case dell'Elba dovevano pagare per avere il servizio di pulizia, cosa che all'Elba a quell'epoca era totalmente sconosciuta, al punto tale che contro l'IMU napoleonica ci fu una grande rivolta a capoliveri domata con la polizia e a quanto pare con le grazie di una farmacista del villaggio che venne mandata come ambasciatrice per calmare le ire di Napoleone. Dicevo, queste circostanze ci sono tutte e chiaramente segnano, come ben sappiamo dalla storia, i destini dell'Europa, l'Italia di oggi, la Francia di oggi, la Francia di allora, l'Italia di allora, ma segnano tappa dopo tappa tutta la storia di amore tra Maria Walenska e Napoleone, perché è evidente che la sconfitta porta Napoleone all'isola d'Elba, l'esilio definitivo interrompe definitivamente la loro storia, il matrimonio con Maria Luisa è costruito e suggellato come una pace che si spera all'epoca duratura con l'Austria,
e quindi questo matrimonio è un matrimonio che viene costruito proprio per riportare la pace in Europa. E quindi da tutte queste circostanze è evidente che la vittima diventa l'amore fra Napoleone e Maria, perché nulla potrà essere costruito al di là di queste vicende. In realtà Napoleone sogna i 100 giorni, crede che le circostanze siano mature per riconquistare l'impero. C'è questa impresa folle e affascinante di riuscire a fuggire dall'Elba con una guarnigione di 1000 soldati e ritornare a Parigi senza sparare un colpo e accolto trionfalmente dai francesi. Anche qui con circostanze storiche abbastanza particolari, perché l'ufficiale inglese che all'Elba doveva sorvegliare Napoleone e che in realtà si era invaghito anche lui di Maria Valesca, pensò bene di andare quella notte da un amante a Livorno, un'amante italiana, e quindi Napoleone rimase per una notte senza sorveglianza e approfittò proprio di quella notte per fuggire. E le amanti, come sempre, fanno la storia, e quindi fanno anche la storia, a volte fanno anche la storia o la storiella moderna, no? Se pensiamo all'attualità italiana, francese, pensate agli scooter che escono dall'Eliseo per andare a trovare amanti. Nella storia di Francia questo si ripercorre costantemente. Sì, ritornando all'Elba, tutto è rimasto come allora: il convento, i castagni, la chiesa, la fontana con la sua acqua purissima. Le pietre hanno più vita degli esseri umani, che fingono di credere all'immortalità. Ecco, l'Elba nel 1814, l'Elba nel 2014, nel bicentenario di questa struggente storia, questo infinito amore, Nava, non può essere per l'Elba stessa un volano di promozione culturale e turistica? Io intanto andrò all'Elba a ritirare un premio che mi è stato dato per questo libro, e andrò anche dove vanno, anche perché ci vado da anni in vacanza, a vedere anche le celebrazioni di vario genere tipo che sono state fatte proprio per in questa occasione. So che c'è un calendario fittissimo, anche se come sempre tutto si scontra non solo all'Elba, immagino anche qua a Taormina, in tanti meravigliosi luoghi d'Italia, con le ristrettezze di bilancio, i problemi amministrativi, eccetera eccetera. E devo dire in modo abbastanza critico che le cose più importanti nella storia dell'Elba le ha fatte Napoleone, e sono ancora quelle fatte da Napoleone, in termini di alcune strutture, alcune costruzioni, alcune bonifiche: il teatro, i palazzi, la sua reggia, la bonifica di Pianosa, il rilancio delle miniere e tante altre cose. E devo dire che l'Elba si è un po' invaghita del mito, vive un po' di questa luce riflessa, vive la propria stagione turistica, poi finisce la stagione, finisce tutto, quando invece è uno dei luoghi più belli d'Italia e potrebbe anzi vivere molto più a lungo e sfruttare molto più a lungo questa fortuna che la storia le ha dato. Ma no, l'Elba rimane anche un'isola con 8 comuni molto divisi fra di loro, non solo politicamente. Sono stati fatti tentativi di accorpamenti, ma quasi sempre falliti. Non c'è neanche un servizio pubblico di autobus notturni per portare i ragazzi nelle discoteche, quindi cioè, si stenta molto adesso si spera che questo bicentenario porti qualcosa di più. Però siamo lontani, qui siamo a Taormina, quindi festeggiamo e parliamo di Taormina, che è meraviglioso. Grazie. Un'ultima domanda. Lo stile. Un critico francese diceva: lo stile dell'uomo. Quanto
il Nava giornalista dà al Nava romanziere in fatto di registro linguistico, scelte lessicali, modo di esporre che è così essenziale e incisivo? Beh, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, perché dovrei parlare di me stesso, quindi direi che, cioè, sullo stile lascio giudicare i critici e i lettori. Sicuramente quello che mi ha dato molto per scrivere questa storia, più che l'esperienza di giornalista, è l'esperienza di inviato di guerra, cioè avendo girato molti scenari di guerra in tanti angoli del mondo, questa dimensione della guerra e degli uomini in guerra e di come le guerre influenzino poi la vita degli esseri umani, la vita delle nazioni, i sentimenti collettivi, ma anche i sentimenti personali, dove tutto diventa più forte, diventa tutto più eccessivo, a volte, come in questo caso, è eccessivo anche l'amore, ma nelle dimensioni militari e di guerra diventa eccessiva la violenza, eccessiva la povertà, eccessiva anche il numero delle vittime anonime che troverete anche nel libro, che fanno proprio da spettatori anonimi e sconosciuti di queste grandi vicende, pur essendo, cioè sono delle vittime, sono protagonisti importanti, ma nella storia occupano lo stesso posto dei cavalli, insomma, cioè penso ai 40.000 soldati polacchi che vengono dati in dote a Napoleone assieme a Maria Valeska. Ora, Maria Valeska resta nella storia, ma di 40.000 soldati polacchi non sappiamo assolutamente nulla, e si sa che molti di loro sono rimasti nelle pianure bianche delle steppe russe, e molti sono morti persino a Waterloo per un'altra bandiera. E Napoleone li ricompensa in fondo facendo la bandiera dell'Elba, ecco, che è bianca e rossa, che è in onore della Polonia, e poi ci mette le tre api e questa diventa la bandiera dell'Elba. E quindi, ecco, diciamo che è l'inviato speciale di guerra che ha un po' messo dentro qualcosa nel libro, perché queste storie, questi scenari, questa folla anonima di vittime e di cadaveri mi ha sempre toccato. Ecco. Diamo spazio alle domande del pubblico. Coraggio, se ce ne sono. Se no, Alessandra Adorno farà da apripista come sempre. Va bene, però io non so se mi ripeto, quindi, perché mi sono perso per motivi tecnici. Ma posso farla? Mi sentite, no? Volevo chiedere, può essere che abbia perso proprio la parte. No, ho perso la parte introduttiva, quindi può essere che ho perso già la risposta. Perché ha voluto mettere oggi sotto i riflettori di nuovo questa figura e questa storia? Domanda banale, ma apri ghiacci. Diciamo che le risposte sono diverse, cioè è chiaro che andando tanti anni all'Elba a passare le vacanze, il tema di Napoleone. Di Napoleone parlano anche le pietre, quindi questo è uno stimolo così. Poi, vivendo da 15 anni a Parigi, è chiaro che anche lì le pietre non parlano solo di Napoleone, però l'elemento storico è sempre molto presente. E poi mi aveva veramente colpito questa storia,